alert, la Tenere 700 crea dipendenza. Mi sono messo in testa di girare quanti più percorsi possibili in off-road e sto facendo tantissima esperienza, certo ogni tanto con qualche difficoltà, ma il risultato è questo, panorami pazzeschi e sto scoprendo promontori di cui non sapevo neanche l'esistenza. In questo video vi porto tra i sentieri di questo stupendo percorso off-road su Monte Grifone, tracce più o meno impegnative con una vista pazzesca su tutta la conca d'oro del Palermitano. Ah, qui da la sola dovrebbe essere suggestivo. Salve a tutti iscritti a MT Vlog, anche no, benvenuti sul canale. Continuiamo la ricerca e la scoperta di nuovi percorsi off-road con la Tenere 700. Ci dirigiamo sulle montagne, direzione Alto Fonte, sulla Conca d'Oro del Palermitano, esattamente direzione Monte Grifone, Pizzore Chiuta. Cominciamo a entrare, diciamo, in un complesso montanaro che da quanto ho visto è veramente molto molto bello, affascinante come percorso da fare. Da qui dovremmo ritrovare un ingresso della forestale e riuscire a poter entrare nel percorso, appunto. No, cazzo, la forestale ha deciso di chiudere l'ingresso, diciamo, più semplice per rendere tutto più difficile, ma va bene lo stesso, riprogrammiamo il percorso provando a entrare da un altro ingresso, sperando che la forestale qui non abbia cancelli o cose varie e che la strada sia, diciamo, fruibile allo stesso modo. Vediamo un po' se seriamente questa stradina porta da qualche parte. Aranceti, limoneti ovunque, mandarini. Da qui dovremmo entrare. Altro percorso di off-road, vediamo come si propone. Vediamo un po'. Ehi, radici, cose, pietre. Medio impegnativo. Da qui potremmo riuscire ad arrivare quella sezione di Pizzore Chiuta che cercavo. Come ogni volta, ovviamente, dimentico di staccare l'ABS. Ok, vista pazzesca. Abbastanza impegnativo. Bello ma impegnativo. Ah, qui dalla strada dovrebbe essere un attimino migliore. Forse. Che spettacolo, che vista, che ambientazioni stupende. Veramente spettacolare. Che spettacolo. Bellissimo. Queste sono le conquiste quando si fa un'uscita del genere. Cerchiamo di godercela il più possibile. La Tenere per queste avventure è veramente eccezionale. Arrivati a Pizzore Chiuta. Ci fermiamo qui e facciamo una bella colazione con vista stamattina. Spettacolare. Il percorso continua. Questa è la parte da dove saremmo dovuti entrare. Questo è Pizzore Chiuta. Questo è l'altro versante di Monte Pellegrino. Quindi Monte Pellegrino, Monte Grifone da questo lato, Monte Pellegrino è da quello. Spettacolo. Adesso che ho veramente fame. Prima uscita in off-road con l'HP Corse, con la quale ho avuto un piccolo problemino nel rimontaggio dei telai portaborse, perché forse è un po' più bombata e quindi il telaio tocca qui. Adesso devo inventarmi qualcosa. Questo posto è veramente eccezionale, ci ho fatto colazione, ho fatto un sacco, ma dico un sacco di foto. Ci mettiamo in marcia in direzione Alto Fonte, vediamo dove arriviamo. E da qui rimettiamo a fare strada su questo lato di montagna.
montagna in Sicilia sono una meraviglia. Wow, cioè è un'emozione veramente, è pura emozione. Spietra in mezzo alla strada. Più faccio fuori strada più mi rendo conto che il paramotore sulla Tenere ci vuole tantissimo. Questi canali di pietre li crea l'acqua, l'acqua bastarda, che quando scola porta con sé tutti i detriti. Mai freno davanti, tutto freno motore. Che bello. Ogni curva è un meraviglioso spettacolo. Poco battuta dai motociclisti perché molti ingressi sono chiusi ovviamente dalla forestale, il che è un bene da un lato, però dall'altro penso che mi sto perdendo tutti i tasselli montagne montagne di queste Scorpion. Le sento sempre meno grippose. Vediamo se la strada da questo lato è, diciamo, abbastanza fattibile. Vediamo come si propone. È una pietraia continua. Bisogna fare molta molta attenzione. E piano piano dovremmo arrivare in una specie di piano. Mamma mia, una bella pietraia qua. Velocità costante. E spingiamo. Spettacolo, raga. Ehi ehi. Ehi là. Speriamo di trovare la strada senza intoppi. Eccoci, qui siamo a una diga. È una diga che poi vi dirò come si chiama, ve lo lascerò scritto qua. Figata, fa le esplorazioni in off-road. Veramente figo. Non prende un can. Non prende un can. Non prende un can. Non prende proprio proprio un can. Dovremmo aver attraversato tutto il versante, quindi da Monte Grifone a Pizzo Recchiuta, da Pizzo Recchiuta diga, e dalla diga siamo arrivati ad Altofonte, e da qui poi prenderemo la strada statale che ci riporterà verso Palermo. Di che parliamo? 18 gradi a gennaio, ma venite a trasferirvi in Sicilia, è un piacere camminare su queste strade. Sto facendo un percorso della Madonna. Questi passaggi antichi. Ma che meraviglia queste strade. Ah. Suggestivo. Che spettacolo. Anche per questo motovlog è tutto. Guardate che spettacolo, con quale spettacolo concludo questo video. È stata un'uscita veramente figa, che ha avuto un ingresso e un'uscita differente sulle montagne, e mi ha anche garantito qualche chilometro di curve abbastanza gradevoli. Vi do l'appuntamento al prossimo video. State up sul canale perché ci saranno tantissime novità diverse, non solo con la Tenere. E quindi insomma, ci vediamo ai prossimi video.